Bentornati. Oggi andiamo a realizzare con un transistor una luce e tramite una fotoresistenza una luce notturna, un semplice circuito. Allora, incominciamo con inserire il nostro transistor. Allora, ho scelto il 2N3904, eccolo qua. Mettiamo qui. Possiamo mettere dei LED. Allora. Ce ne possiamo mettere, ce ne mettiamo tre. Poi, per limitare la corrente sui LED, dobbiamo mettere una resistenza. Mettiamo R. Questa la possiamo mettere da 220 ohm. Possiamo spostare direttamente dentro il corpo. Mettiamo anche un alimentatore. Allora, mettiamo 9 volt, quindi possiamo alimentarla anche con una batteria da 9 volt. Possiamo metterlo qui. Mettiamo il nostro GND. Mettiamo sull'emettitore. Ok, dobbiamo mettere allora un'altra resistenza. Allora, un'altra resistenza lo mettiamo fa il positivo nella base. Poi dobbiamo mettere un potenziometro. Polarizzato, ok. Possiamo mettere questo direttamente sulla base, così da poter variare l'intensità. Allora, questo lo possiamo mettere da 100K e quest'altra mettiamo un 10K. Adesso non ci rimane che la fotoresistenza. Allora, fotoresistenza. Dovrebbe essere un LDR, vediamo un po'. Sì, light dependence resistor. Ok, questa la mettiamo. Aspettate un attimo. Possiamo metterla qua. Ops. Ok, questo l'ho messo, questo l'ho messo. Allora, nulla. Allora, colleghiamo i LED direttamente sul collettore. Mettiamo l'uscita del potenziometro sulla base, l'uscita della base sulla fotoresistenza che va collegato al negativo, emettitore al negativo,
Poi dobbiamo mettere il positivo che entra qua, qua, acqua. Ok, questo è semplice circuito. Ok, mettiamo anche. Simboli, annota, ok, D1, D2, D3, Q1, tutte le resistenze. Ok, adesso ci trasferiamo sulla breadboard e vediamo se funziona. Salviamo. Ok, proviamo a realizzare lo schema su breadboard, il circuito. Allora, ci serve, lo prendiamo il 2N3904, ce l'ho qui, 3904, ecco qua. Prendiamo uno, un attimo che controllo. L'emettitore dovrebbe essere l'1, la base 2 e il 3 il collettore. Okay. Non riesco a metterlo. Mettiamo l'emettitore subito al negativo, sarebbe l'1. Poi mettiamo i LED sul collettore. Allora, questi qua, trovate questi LED bianchi. Vediamo un po' se funzionano. Allora. Possiamo mettere allora, mettiamo prima la resistenza, fa il positivo, mettiamo qua. Anodo e catodo, allora mettiamo, questi vanno in serie, quindi anodo e catodo, anodo e catodo, anodo e catodo, e va collegato sul collettore. Vediamo se ci riesco. Qua. Facciamo così, ma allarghiamo un po'. Anodo e catodo. Okay, abbiamo messo pure i tre LED. Adesso dobbiamo mettere la resistenza da 10K
in serie al potenziometro. Ah, giusto, il potenziometro. Allora, il potenziometro, usiamo uno di questi da 100K. Resistenza dal positivo entra. Vediamo un filo più lungo e l'andiamo a collegare dal centro alla base del transistor e infine prendiamo la nostra fotoresistenza e mettiamo sempre dalla base, quindi lo possiamo prendere anche qua al negativo. Ritorniamo ai 9 volt, accendo l'alimentatore, positivo. In negativo. Già funziona. Allora, pettarello, ecco qua. Un giravita a posto. Apposta. Allora, proviamo a girare potenziometro spento. Ok, proviamo a spegnere le luci. Spengo. Accendo, spengo. Fa pure una bella luce. Faccio vedere più da vicino. Proviamo a coprire. No. Ora col potenziometro possiamo regolare l'intensità dei LED. Funziona. Ok, per questo è tutto. Alla prossima.